Il tamburo viene progettato in base alle prestazioni del veicolo stesso, della massa a pieno carico e del diametro del cerchio. Il processo di sviluppo del tamburo prevede le seguenti macro fasi: dimensionamento di massima in base ai parametri sopra citati, progetto, verifica delle deformazioni degli stress con simulazioni virtuali, metodo con analisi FEM, Finite Element Method, progetto di dettaglio, costruzione prototipi e sperimentazione. Come per i dischi, la fase sperimentale si sviluppa attraverso due fasi: prove su banchi dinamici con il rispettivo piatto completo di ganasce per simulare le prestazioni del sistema completo, comfort compreso, e prove su veicolo per verificare il comportamento del freno in condizioni reali di utilizzo. Il processo di produzione di un tamburo è analogo a quello dei dischi in ghisa e prevede le fasi di colata, lavorazione meccanica, controllo e marcatura. Il tamburo standard è in ghisa lamellare. In funzione di specifiche esigenze prestazionali, si sono sviluppate anche diverse soluzioni costruttive che combinano più materiali per ridurre il peso complessivo del tamburo. Un esempio è il tamburo in ghisa con flangia di trascinamento in acciaio, in cui le due parti sono cofuse. Una variante del concetto sopra esposto è il tamburo in alluminio, in cui solo la pista frenante, ovvero la parete interna del tamburo su cui agiscono le ganasce, è in ghisa lamellare.